capire il gioco e anche anticipare il risultato. Tanto abbiamo fatto questo, era, il sistema era fatto da 1 e 2 e c'erano 3 e 4 nella zona. I 3 e 4 erano particelle esterne al sistema, ma sufficientemente vicine alla 1 e alla 2 da perturbare il comportamento della 1 e 2. Quindi abbiamo essenzialmente detto che la quantità di moto del sistema non era affatto una costante, non era affatto una costante, proprio perché il sistema non era isolato, e veniva fuori che era uguale a F1 esterno più, nel senso vettoriale del termine, F2 esterno, dove F1 e F2 sono esterno, sono questa roba qua. Quindi F1 esterno è la somma delle forze che stanno agendo sul corpo 1 dovuto a particelle esterne. Permettetemi di usare una parola, voglio aumentare di nuovo il gergo, in modo che è più facile per me parlare e anche voi per capire, perché se io devo ogni frase dirla come l'avevo detto all'inizio, con un linguaggio iniziale, le frasi diventano sempre più lunghe e forse un po' più difficili da seguire. Ma aiutatemi a trovare un modo per parlare più svelto. Allora, per esempio, visto che 1 e 2 stanno interagendo, abbiamo detto cos'è un'interazione, è uno scambio di quantità di moto, per esempio. Poi possiamo dire che la 1 sente una forza dovuta alla interazione con la 2, quindi la 2 diventa una sorgente di forza. Posso usare la parola sorgente? È una sorgente di forza. È un linguaggio che poi sarà molto più comodo quando parleremo di carica, una sorgente di campo elettrico, una carica positiva, sorgente. Quindi se la 1 sente una forza è perché c'è una sorgente di forza, c'è una particella materiale con cui sta interagendo. Quindi questo è una sorgente di forza interna al sistema, queste sono sorgenti esterne. Quindi la forza che la 1 sente, che io chiamo F1 esterno, cos'è? È la somma delle forze dovute a sorgenti esterne. La forza della particella 1, che la particella 1 sente, per effetto di una interazione con sorgenti di forze che sono esterne al sistema. Ok? Cos'è questo simbolo qua? Cos'è questa freccia bianca, il grassetto? È la somma vettoriale delle forze che la particella 2 sente per effetto di interazione con sorgenti esterne, rispettivamente la 3 e la 4. Un modo più snello di parlare, spero. D'accordo? Una cosa che va notata qua è che questa freccia bianca qua, e questa grande freccia bianca qua, cioè quello che io ho chiamato per definizione F1 esterno e F2 esterno, sono applicate in punti diversi. No? Questa freccia è applicata qua, infatti è la somma di questa freccia e di questa freccia, che sono entrambi applicati qua. Questa freccia è applicata qua, che infatti è la somma di questa freccia e di quella freccia. D'accordo? Notate che nelle forze esterne, che agiscono su 1, non ho incluso la F2-1, perché? Perché la F2-1 non è una forza esterna, è una forza interna. Quindi questa è la somma delle forze esterne che stanno agendo sulla 1. Quindi agisco in punti diversi, questo qua e questo qua. Facciamo un caso in cui adesso cambiamo il sistema, facciamo finta che la 3 faccia parte del sistema adesso, quindi la 4 che è esclusa. Quindi il sistema adesso è fatto di 3 particelle, le prime 3, 1, 2, 3, quindi la quantità di moto del sistema è la somma di quelle 3. Qual è la derivata rispetto al tempo della quantità di moto del sistema? È l'operatore derivata lineare, quindi è la somma delle derivate di P1, della derivata di P2, della derivata di P3. Cioè, questa è quello che ho chiamato la forza complessiva sulla 1, questa è la forza complessiva sulla 2 e questa è la forza complessiva sulla 3. Quello che chiamerò F1, F2, F3. Ma F1 appunto è la somma complessiva, risultante, netta, nel senso di somma vettoriale. Quindi questo è in realtà F1 dovuto alla 2 più F1 dovuto alla 3 più F1 dovuto alla 4. Poi ho questo F2 dovuto alla 1, F2 dovuto alla 3, F2 dovuto alla 4. Poi ho questo che è F3 dovuto alla 1, F3 dovuto alla 2, F3 dovuto alla 4. Quindi ho un totale di 9 frecce adesso.
Però guardate come 2 e 2 si cancellano, perché Fij è uguale a meno Fji. Quindi F12 cancella la F21 che è qui, la F13 cancella la F31 che è qui, e la F23 cancella la F32. Quelli che hanno gli stessi pedici ma in ordine scambiato possono essere cancellati a 2 e 2, no? Ma guardate come sopravvivono dei termini. Perché sopravvivono? Perché non c'è in questa somma di 9 addendi, non c'è un F41. Questo non c'è un F42 da qualche parte, e questo non c'è un F43. Quindi sopravvivono quei tre, e quindi la derivata rispetto al tempo di questa roba è questo. E notate come questa è la forza che agisce sull'1 dovuta alla 4, ma la 4 è esterna! Questo è la F sulla 2 dovuta alla 4, la 4 esterna, la F sulla 3 dovuta alla 4, la 4 esterna. Quindi sono queste frecce qui che nascono dall'interazione con una sorgente di forza che è esterna al sistema. D'accordo? E notate anche qui come quelle tre frecce agiscono in punti diversi. Questo agisce nel punto 1, nel punto 2, nel punto 3. Cosa succederebbe se il 4 lo aggiungessi al sistema? A scrivere cosa? Quale sarebbe la quantità di moto del sistema con tutte e quattro le particelle? Sarebbe P1 più P2 più P3 più P4. Quando vado a fare la derivata rispetto al tempo, apparirebbero, ci sarebbe oltre all'1,4 ci sarebbe anche il 4,1. Oltre al 2,4 ci sarebbe anche il 4,2. E oltre al 3, 4 ci sarebbe anche il 4 e 3. Quindi anche quelle verrebbero cancellate dai loro, chiamiamoli, simmetrici. E quindi avrei cancellazioni a 2, 2 rimanendo un bel ciccione 0 vettoriale. E con un 0 vettoriale cosa implicherebbe? Che la derivata rispetto al tempo uguale a 0? Vuol dire che la quantità di moto è costante del tempo, che non cambia. Quindi, cosa succede se la 4 viene inclusa nel sistema? Risposta: P1 più P2 più P3 più P4 uguale a costante, perché non ci sono forze esterne, perché quel 4 facendo parte del sistema fa forze interne, non fa forze esterne. E perché le forze interne si cancellano? Perché alla fine non contribuiscono al far variare la quantità di moto del sistema? Perché agiscono sempre in coppia e coppie opposte, uguali ma di segno opposto. Le forze interne ci sono, come no? Ma il loro modo di agire è sempre in modo da dare a 2 a 2 un contributo nullo. D'accordo? Meditate su questo, meditate sulla notazione, sul disegno, sulla scrittura, cercate di padronizzarlo per cortesia. Ok, mettiamo altra carta su carne sul fuoco, stiamo andando abbastanza veloci, perché vorrei compensare il fatto che la settimana scorsa siamo stati fermi. Però in fondo sono cose semplici, a patto che voi ci pensiate. Cioè dovete sistemare i vostri appunti e cercare di capire cosa sto facendo. Non è difficile, però se non lo fate rimarrà una cosa vaga e poi il palco cascherà al momento dell'orale o di uno scritto. Pensateci, dedicate del tempo a questo esame. Sin da ora. Definizione. Di nuovo, usiamo sistemi di riferimento inerziali. Questo è un sistema. Di tre particelle. Questo è il sistema. Di nuovo ci saranno anche delle particelle escluse, ma a me interessa il sistema. Definizione. Allora, immaginate di aver scelto un'origine e di aver scelto degli assi con cui descrivere le posizioni di quelle particelle. Questa è la particella 1, la particella 2, la particella 3. Il vettore posizione della particella 1 cos'è? È il vettore spostamento netto dall'origine alla posizione della particella. Eccola qua. La indichiamo con la scritta R1. Sempre l'ipotesi di disegnare delle linee dritte, mancato, quindi sposto. Questo è R2, questo è già un po' meglio, R3.
Ok? Quelle sono le posizioni. Supponiamo che quei punti siano punti materiali, ok? Quindi punti, no? Stiamo trascurando le dimensioni, poi arriveremo a capire meglio se servirà. Ognuno di quei punti è occupato da un corpo materiale che ha massa. Cos'è la massa? Dovete essere sempre pronti a rispondere subito. Cominciate a pensare in termini della lezione di oggi. Cos'è la massa? Come si può misurare? Allora, definizione. Silenzio. Sto per introdurre un punto matematico da qualche parte sulla lavagna, costruito nel seguente modo. Allora, il sistema è composto a particella M2, M1, M2, M3. Qual è la massa del sistema? Abbiamo definito la massa del sistema in maniera naturale. Quindi la massa del sistema è semplicemente M1 più M2 più M3. D'accordo? Questa è la massa del sistema. Allora, attenzione, sto per definire un punto matematico. Ha un pedice, quindi da qualche parte ci sarà un vettore posizione che va dall'origine a questo punto. Lo indicherò così, con un CM pedice, che sta per centro di massa. Ok? La posizione del centro di massa è il seguente vettore. Prima cosa, faccio così. M1 diviso M1 più M2 più M3, cioè questa è proprio la massa del sistema, per R1, più M2 diviso la massa del sistema, R2, più M3 diviso la massa del sistema, R3. Oppure posso scrivere così, chiamo F1 il seguente rapporto, M1 fratto M1 più M2 più M3, ricordando che il denominatore è proprio la massa del sistema. Cioè F1 cos'è? È un numero adimensionale, perché nel sistema internazionale misurò le masse in chilogrammi, quindi ho massa diviso la massa, è un numero puro questo qua. È un numero che è minore o uguale a 1, guardatelo, ed esprime cosa? Esprime, perché ho usato la simbolo F, la frazione di massa che il corpo 1 contribuisce alla massa complessiva. Cioè voi dovete immaginare la massa complessiva come una specie di torta. Il corpo 1 porta, contribuisce alla massa totale del sistema, M1. Qual è la frazione del suo contributo rispetto al totale? È M1 diviso la massa totale. Pensateci. Quindi, io posso scrivere così, che il centro di massa è un vettore che la scrivo con la notazione della sommatoria. Sommatoria di F con I, RI, dove i pedici si riferiscono a particelle che appartengono al sistema. Guardate quelle F con I. Cos'è la F con I? La F con I è la frazione di massa che la particella rappresenta nella somma delle masse. Che percentuale di massa la particella iesima contribuisce al totale? È la massa dell'iesima diviso la massa totale, non vi pare? Ok? Quindi, adesso vi spiegherò. Quello che sta avvenendo è che sto sommando sì le posizioni, ma sto, il linguaggio dei matematici è che sto pesando le posizioni. Vedete che io sommo le posizioni, R1 più R2 più R3, o più eventuali altre particelle se appartenessero ad altre particelle del sistema. Ma ogni posizione la premoltiplico per un numero, che è un numero puro, che è un numero che è minore di 1, minore o uguale a 1. Se è uguale a 1 vuol dire che quella particella si piglia tutta la massa.
Quindi quelli sono dei pesi. È una specie di la differenza tra in un sistema di voto tra un sistema democratico e un sistema chiamiamolo aristocratico. Nel sistema democratico ogni testa porta un voto. Nel sistema aristocratico, l'aristocratico magari un suo voto vale 10 dei voti del suo colono, del suo nullatenente, del suo peones. Questo è una somma aristocratica. Guardiamo il caso di due particelle, perché questo è un caso in generale di tre, che comincerete a capirmi. Quello è il sistema, particella 1 e 2. Se io vi chiedo di calcolare il centro geometrico, voi farete la somma democratica. Farete così. Ascoltate, questo è il vettore 1. Questo disegno riesce nella misura in cui riesco a fare un disegno decente. Quindi devo sforzarmi di fare un disegno decente, cosa che vedo che già qua andiamo proprio male. È già accettabile. Dov'è il centro geometrico? Il centro geometrico, perché non so geometrico, sarà la somma di R1 più R2, ma di peso uguale, con lo stesso peso. Devono avere lo stesso peso. Quindi metterò una F1 e una F2, e F1 deve essere uguale a F2, ma la somma di questi pesi deve essere uguale a 1. E vedete subito che la condizione è che F1 sia uguale a un mezzo, che ovviamente è uguale a F2. Quindi la somma geometrica è questa. Non mi credete? Facciamolo! Cos'è metà di R1? Se R1 è questo, metà di R1 è... Occhio e croce, va bene qui? Può andare bene? Quella è metà di R1, quindi qui, questa freccia qua, è metà di R1, un mezzo R1, perché tutto questo è R1, tutto questo è R2, dov'è metà di R2? Qualcosa del genere? Può andare bene? Per me va bene. Poi nella misura in cui il disegno mi riesce male dirò ah ecco perché. Cos'è la somma di un mezzo di R1 più un mezzo R2? Quindi prendo questa freccia qui e lo sommo a questa. Quindi devo prenderlo, sollevarlo e devo fare per bene il disegno. Quindi quello che sto facendo, e se il disegno fosse fatto bene, cosa che magari non è più di tanto, troverei, perché vedo che qua è storto, vedete che è storto, va dritto qua e poi... Quindi questo devo raddrizzarlo un pelo. Qua una cosa del genere, ovviamente devo recuperare la lunghezza giusta, perché è doppio. Una cosa del genere. Quindi questo più questo... Se il disegno è fatto bene, mi trovo qua, che è il centro, se il disegno è fatto bene. Quindi il centro è proprio questa freccia qui. Vedete che ho fatto la somma democratica delle due posizioni. D'accordo? Adesso facciamo un esempio in cui faccio una somma non democratica, ma di tipo aristocratica, dove i pesi delle due posizioni non sono uguali, ma sono diverse. Allora facciamo questo. Sfido voi a prendere tre particelle messo a caso, a cazzo,
e di trovare il centro. Cosa farete? Quale sarà la somma democratica? Sono tre, quindi R1 più R2 più R3, ma vanno sommate con lo stesso peso, che sarà un terzo. Un terzo R1, un terzo R2, un terzo R3, e vi darà un valore che è da qualche parte. Fatelo, fatelo sulla scuola, sfidatevi. Questa è matematica, geometria analitica, dovreste già sapere queste cose. Calcolare il centro dei punti, fate la somma democratica delle posizioni. Adesso stiamo facendo fisica, stiamo facendo le cose aristocratiche. Facciamo il caso in cui la particella 2, per esempio, è uguale a 3 volte la massa della particella 1. Quindi questo è, di nuovo, questa è la particella, chiamiamo questa la particella 1, questa è la particella 2 e questo è il vettore posizione, spero che sia abbastanza dritto. Questo è il vettore posizione, è abbastanza dritto, ok? E supponiamo che questo signore abbia una massa che è 3 volte la massa di quello. Dov'è il centro di massa? Cos'è il centro di massa? Il centro di massa è una somma aristocratica, quindi ho F1R1 più F2R2, dove la F1 è uguale alla M1 diviso la massa totale. Allora, siccome la massa totale, la massa della 2 è 3 volte M1, potete scrivere la frazione di massa della particella 1, cioè quale percentuale di massa la particella 1 porta. Ok? La F1 cos'è? È la percentuale di massa che la particella 1 porta rispetto alla massa totale. Quanto varrà con questa ipotesi qua? Vedete che avete M1 che è diviso M1 più M2 che è espressa in unità di M1 è 3M1 e vedete che questo è M1 diviso 4M1, quindi vedete che questo è 1 su 4, cioè 25%. La frazione di massa della particella 1 è un quarto. Lui porta un quarto della massa totale del sistema. Qual è la frazione di massa della particella 2? È M2 diviso M1 più M2 e potete verificare che sarà 3 quarti. Giusto? Notate di nuovo che F1 più F2 ovviamente sarà uguale a M1 più M2 diviso M1 più M2 e questo uguale a 1. È ovvio che la somma delle frazioni di massa deve dare il 100% della massa, 1, no? Siamo d'accordo qua? Questo è 1 diviso 4, quindi questo sarà 3 diviso 4. Quindi dov'è il centro di massa? È la somma di quelle due frecce. Ma di quale frecce? Di questa freccia, quindi questo è uguale a un quarto di R1 più tre quarti di R2. Quindi devo prendere un quarto di R1. Dov'è un quarto di R1? Comincio ad avere il torcicollo. La metà è qua e la metà della metà è qua, quindi questo è circa un quarto, quindi entro a precisione che io riesco a fare dalla lavagna, vecchio come sono, questo qui è un quarto di R1 e devo fare adesso tre quarti di R2, quindi di nuovo sto usando quarti, quindi mi conviene individuare la metà, direi che più o meno la metà è qua, la metà della metà è qua e quindi tre quarti è circa qui. Adesso il centro di massa è un punto che è dove è la somma di queste due frecce bianche che ho disegnato. Quindi se il disegno è fatto bene devo trasportare parallelamente questo qui e sarà da qualche parte dove? È da qualche parte sul segmento che congiunge 1 e 2 e se fate il disegno per bene è circa qui. E è un punto matematico che io disegnerò così.
Quindi il vettore posizione è accettabile. Questo qui è RCM, questo è R1 e questo è R2. Guardate come il centro di massa sarebbe uguale al centro geometrico se le due particelle avessero avuto la stessa massa. Invece la particella che ha massa più importante tira verso di sé la freccia del centro di massa. Se il centro di massa è più vicino al corpo 2, allora è il corpo 2 che ha più massa. Guardate allora, prendete la distanza che c'è tra 1 e 2 e provate a capire qual è la frazione di questo rispetto al totale. Cosa sarà quello rispetto al totale? Cioè qual è il rapporto di questo con questo? Se il disegno è fatto bene, 1, 2, 3. Questo qui è un terzo della distanza totale. Oh, come mai? Questo qui è un quarto del totale. Oh, come mai? Questa distanza qua è tre volte questo. Come mai? Questa distanza qua è tre quarti del totale. Come mai? Ok? Quindi più è importante la particella 2, più aristocratico è, più il suo contributo al voto è importante. E quindi lui contribuisce di più alla posizione del centro di massa, è più spostata verso di lui. È una media pesata dove il peso, il fattore moltiplicativo che assegnate agli addendi R1, R2, R3 è la frazione di massa. Ci siamo? Perché metti via già le cose? Perché sa tutto o deve prendere un treno? No, deve andare. No, 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 no. Che ore sono? Mezz'ora, però. Ok? Adesso supponiamo che questa sia una fotografia, nel senso newtoniano del termine, eh? È una istantanea. È una istantanea. In quell'istante la particella 1 è qua, la particella 2 è qua e il centro di massa si trova là. In un istante successivo la particella 1 si è spostata e la particella 2 si è spostata. Stanno interagendo tra di loro, si respingono, oppure non stanno interagendo e ognuno va un po' per conto suo, ma si stanno muovendo. Quindi se si stanno muovendo, se R1 e R2 cambiano nel tempo, anche il centro di massa si sposta nel tempo, non vi pare? Se questo varia nel tempo e questo varia nel tempo, varierà nel tempo anche questo, non vi pare? Silenzio, se no lo do per dato questo. Quindi il centro di massa si muove e io vi chiedo qual è la velocità del centro di massa. Definizione molto naturale, cosa sarà? Cosa sarà la definizione? Il centro di massa è quel vettore lì? Lo riscrivo così? Quale sarà la velocità del centro di massa? La velocità, perché questa è la definizione del centro di massa. La velocità del centro di massa cos'è? Definizione molto naturale, è la derivata della posizione del centro di massa rispetto al tempo. E quindi questo è evidente che è la sommatoria delle frazioni di dr ri rispetto al tempo delle particelle che compongono il sistema, si intende. Queste qua sono per l'appunto le velocità delle particelle che compongono il sistema. Quale sarà l'accelerazione del centro di massa? Sarà la derivata rispetto al tempo della velocità del centro di massa. E quindi è evidente che questa è la sommatoria
esteso alle particelle che compongono il sistema, delle è la somma delle accelerazioni delle particelle che compongono il sistema, ma pesate per il fattore di peso aristocratico, che viene dalla frazione di massa che la particella iesima porta rispetto alla massa totale. È molto banale questo, non vi pare? Allora, facciamo qualche semplice esempio. Ma proprio semplice, semplice, semplice. Immaginate che questo sia un tavolo. E questo tavolo è stato, ci saranno sopra due blocchi. Uno inizialmente è in quiete, un altro è in movimento. Supponete adesso, è chiaro che i blocchi stanno interagendo col tavolo, ma io suppongo di lubrificare, metto dei cuscinetti d'aria, quindi qua sotto il tavolo piede di fuori c'è una pompa che butta fuori aria compressa e i blocchi stanno di fatto galleggiando, oppure i blocchi potrebbero avere un cavo, una cavità, e metto dentro del ghiaccio secco e poi un tappo con un piccolo foro, il ghiaccio secco si scalda. Cos'è il ghiaccio secco? È anidride carbonica, CO2, no? Sottosolido. Scaldandosi, le molecole cominciano ad agitarsi, passare nello stato gassoso, c'è una grande pressione e vogliono scappare fuori. Trovano un buco, un orifizio, e escono fuori dal buco, escono fuori in pressione, e magari questo getto di anidride carbonica mi fa da cuscinetto. Oppure potrei avere un sistema di levitazione magnetica. Cioè trovo un modo per ridurre l'interazione dei blocchi con il tavolo. Quindi, benché c'è il tavolo, ho in qualche modo schermato l'effetto del tavolo sui blocchi. Almeno dal punto di vista del moto orizzontale, perché se non faccio così, quando getto il blocco, lui a un certo momento, a furia di avere un'interazione qua, che poi magari descriveremo quando parleremo un po' di attrito, ci sarà una forza sul blocco dovuto al tavolo che agirà nella direzione X, e questo la chiamo la direzione X. Ci sarà una forza della direzione X. Se invece io lubrifico, questa forza la mando a zero e quindi non c'è alcuna forza della direzione X. Certo che c'è una forza della direzione Y, perché il tavolo tiene sul blocco. Se il tavolo non ci fosse, il blocco cadrebbe verso il centro della Terra. Quindi c'è una forza della direzione verticale che lo tiene, che lo sostiene. Ma io lubrificando ho cancellato l'interazione nella direzione X tra blocco e tavolo. Quindi a un certo momento non c'è nessuna forza della direzione X, d'accordo? Quindi il moto è un moto nella direzione X, libero, senza attrito. Questo blocco è fermo. Questo blocco è invece a una certa velocità, e questa velocità nella direzione X non cambia. Perché non cambia? Perché non c'è una forza nella direzione X. Perché non c'è la forza? Perché ho lubrificato. Quindi il blocco avanza a velocità V0. A un certo momento urterà il blocco 2, d'accordo? E ci sarà una interazione tra il blocco 1 e il blocco 2. Di contatto, fin tanto che non sono vicini, non c'è ancora un'interazione. Allora, attenzione, dov'è il centro di massa? Supponiamo che il corpo 2 abbia facciamo due volte la massa del corpo 1. Dov'è il centro di massa? Ovviamente da qualche parte nel segmento che congiunge i due corpi. I corpi hanno una estensione, non sono puntiformi, quindi bisogna un po' intenderci. Casomai faccio questi corpi un po' più piccoli, così cominciate a capire da voi stessi il problema che c'è dietro avere corpi estesi e corpi puntiformi. Già adesso abbiamo il problema di da disegnare in maniera ragionevole la posizione del centro di massa. Quindi supponiamo che siano corpi puntiformi, stiamo trascurando le loro dimensioni, anche se le ho disegnate come dei cubetti. Dov'è il centro di massa? Nell'ipotesi che il corpo 2 abbia una massa due volte questo. Cosa fate? Il mio consiglio è di prendere il segmento che congiunge 2 e lo dividete in 3. Perché in 3? Perché se questo io la penso come sistema,
Se io penso questo come sistema, la massa del sistema è m1 più m2. Quindi la massa del sistema espressa in unità di m1 è uguale a 3m1. Quindi prendo il segmento che congiunge il corpo 1 e 2, lo divido in 3. Avessi fatto 3 qua, avrei fatto 4, facciamolo, perché è più difficile dividere a metà piuttosto di... ok? 3 volte. Quindi prendo il segmento e divido in 4. 4 è difficile fare, perché metà è qua. E dove lo disegnerò allora? Questo è un quarto, questo è 3 quarti. Dove lo disegnerò il centro di massa secondo voi? È qui, ok? Il centro di massa è qui. Adesso facciamo passare un po' di tempo. La particella 1, il corpo 2 è ancora qua. Il corpo 1 magari si è spostato qui, perché sta avanzando in questo fotogramma, cioè lo scorrere del tempo. In questo intervallo di tempo la particella 1 si è spostato di quanto? Beh, era qui, e quindi questo è delta x, questo è delta t, delta x su delta t mi dà la velocità, ok? Quindi il corpo si... dov'è il centro di massa nella seconda istantanea? Si è spostata, e dov'è? Lo stesso algoritmo, prendo la distanza, lo divido in 4, questo è metà, questo è un quarto, questo è tre quarti, si è spostato, è qui, che non è nella stessa posizione. Più il disegno è fatto bene, più riuscite a capire che questo corpo si è spostato. Quindi se questo si è spostato, il centro di massa si è spostato pure. Quando questo è avanzato ulteriormente, di nuovo, nell'ipotesi che qua ci sia, che l'attrito l'abbiamo... che l'interazione nella direzione x, la forza direzione x è stata annullata perché abbiamo lubrificato bene, allora all'ulteriore passaggio di un ulteriore intervallo di delta t, la velocità di questo corpo non è cambiato. Quindi se in delta t lui si è spostato questo, in un ulteriore delta t si deve essere spostato un'uguale quantità. Quindi è circa qui, infatti lo vedo che è un moto rettilineo, col fatto che questo è una retta che congiunge i punti. Ovviamente la particella si trova qua, il corpo 2 è sempre qui, il centro di massa è sempre, se questa è metà, sarà circa qui. Quindi questo pure si sta avanzando con una velocità costante. Il centro di massa avanza pure con una velocità costante. E lo vedete dal disegno, istante per istante il centro di massa si trova sempre con la stessa ricetta. Con che velocità avanza? Beh, allegria. Questa è la formula, no? Domanda da orale, da scritto. Qual è la velocità del centro di massa rispetto alla velocità V0? Come fareste? Coraggio. Questo qui è fermo. Finché non si urtano. E quando è che si urteranno? Presumibilmente dopo un altro paio di scatti, un altro paio di fotogrammi. Quindi... questo è fermo, quindi la V2 è 0. La V1 l'ho chiamata V0. Qual è la velocità del centro di massa? E l'ipotesi di questo esercizio è che il corpo 2 ha una massa che è 3 volte il corpo 1. Quindi qual è la velocità del centro di massa? Espressa in unità di V0. Perché finché io non dico cos'è V0, se questo è 10 km all'ora, cosa sarà la velocità del centro di massa espressa in km all'ora? Coraggio, la formula è la velocità del centro di massa è uguale a F1 a V1 più F2 V2. Ma anche se F2 è qualcosa di diverso da 0, è 0 V2. Quindi questo è uguale a F1 V1, per il corpo 2 è fermo. V2 è uguale a 0 perché il corpo 2 è fermo. E quindi qual è F1? F1 è per definizione la massa del corpo 1 rispetto alla massa totale. Finora questo è l'esercizio. Adesso mettiamo l'ipotesi che la massa del corpo 2 è 3 volte la massa del corpo 1. Quindi per l'appunto M1 diviso M1 più 3 volte M1. E vedete che è un quarto di V1.
Quindi il centro di massa è un quarto della velocità con cui io avevo lanciato il corpo 1. D'accordo? Va bene? Qual è la quantità di moto del sistema prima dell'urto? Qualità di moto del sistema nella direzione X, perché è un moto puramente nella direzione X, quindi questa notazione vettoriale è un po' eccessiva, non vi pare? È un moto unidimensionale, quindi semplifichiamo la notazione senza la freccia sopra, però siamo consapevoli che è comunque un vettore, questo avrà un segno algebrico. Cioè alleggeriamo la notazione perché siamo persone consapevoli che possiamo scegliere la notazione che è più congeniale alla natura dell'esercizio. Quindi, qual è la quantità di moto del sistema? La quantità di moto del sistema è nella direzione, chiamiamo questa la direzione X, tanto per intenderci, il moto non è nella direzione Y, è nella direzione X, perché rimane sul tavolo, finché c'è il tavolo si tiene, quando il tavolo cessa di esserci cadrà, ma finché c'è il tavolo il moto è puramente nella direzione X. Quindi qual è la moto? Qual è la quantità di moto? È la quantità di moto della particella 1 più della particella 2. Ma prima dell'urto la particella 2 è ferma, quindi non contribuisce alla quantità di moto del sistema. Il sistema, la quantità di moto prima dell'urto è uguale alla quantità di moto della particella 1, quindi questo è uguale a m1v0, perché ho chiamato v0 la velocità iniziale, ok? Va bene? Quella è la quantità di moto prima dell'urto. Adesso viene l'urto, ma se io nella mia testa, perché posso farlo, in fondo lo sto già facendo, penso che la particella 2 e la particella 1 fanno sistema, e se è stato lubrificato il tavolo non ci sono forze esterne nella direzione X perché il tavolo è lubrificato, allora cosa so? Che per quello che concerne il moto nella direzione X, il sistema 1 più 2 è un sistema isolato, giusto? Quindi la quantità di moto non cambia, ok? Quindi che tipo di urto sarà? Che tipo di urto ci potrebbero essere? Ci potrebbero essere urti dove, per esempio, il corpo 1, quando va a sbattere sul corpo 2, qualcuno ha messo della colla. Quindi avvenendo l'urto, voi avete il 2 e la 1 che avanzano assieme, incollati assieme. O potrei avere un urto dove vabbè. Ok, questo è un urto dove non rimangono appiccicati assieme, e diremo che in qualche modo questo verrà chiamato un urto completamente elastico. Sono anticipazioni, passerà un paio di settimane prima che facciamo le cose per bene. Sto solo cercando di farvi ragionare in termini di cos'è un sistema, cos'è il centro di massa. Questo qua, dove rimangono appiccicati assieme, chiameremo in futuro, quindi non preoccupate adesso, un urto anelastico. È un urto dove invece non rimangono appiccicati e c'è una grandezza fisica che si conseguirà, chiameremo urti elastici. Quindi potete immaginare diversi tipi di esercizi. Facciamo il caso che rimangono appiccicati assieme. Quindi a un certo momento questo è prima dell'urto. Prima urto. Prima dell'urto vale questo. Adesso avviene l'urto e supponete che sia un urto completamente anelastico, cioè rimangono incollati assieme. Quindi dopo l'urto voi avete la frattura, adesso non voglio fare tutta la sequenza. Ecco qua più o meno cominciano a toccarsi, va bene? Dopo l'urto, dopo un intervallo ulteriore di tempo, i due corpi stanno avanzando assieme con una velocità finale. Qual è la velocità finale? Con che velocità questi due vanno avanti abbracciati assieme, incollati assieme? Come si ragiona?
Allora, si ragiona così. Questo lo posso pensare. Prima dell'urto, il corpo 1 e il corpo 2 sono separati. Fanno sistema, ma non stanno ancora interagendo, perché non sto parlando di forze gravitazionali o forze elettriche, delle forze di cui la 1 si accorgerà della 2 solo quando arriva in contatto. Questo è un esempio di forza a contatto. Quindi l'esercizio si complicherebbe se questo fosse un magnete e questo fosse un magnete, se questo fosse una carica positiva e questa è una carica positiva, perché si accorgerebbero già uno dell'altro prima di arrivare a essere in contatto. Invece ragioniamo proprio come delle biglie o come delle scatole o degli oggetti che possono essere su un tavolo, e quindi questo, la 1 si accorgerà della 2 e la 2 si accorgerà della 1 solo quando si toccano. Cercate di seguirmi. Quindi 1 e 2 fanno sistema, a un certo momento si urteranno e interagiranno per una forza di contatto. Ma essendo sistema, quelle forze di contatto, che sono molto complicate, sono forze interne al sistema. La 1 interagisce con la 2, la 2 interagisce con la 1. Sono forze molto complicate, deformazioni più o meno complesse, poi la colla che comincia a rapprendere fino a che sono completamente legate assieme. È molto complicato il fenomeno, ma se io con la mia testa ragiono e guardo questo fenomeno dicendo l'uno e due fanno sistema, questa interazione molto complicata è un'interazione interna. Le forze che nascono sono forze interne. E cosa abbiamo visto delle forze interne? Che non sono loro i responsabili di variazioni della quantità di moto del sistema. Quello che fa variare la quantità di moto del sistema sono forze esterne. E se le forze esterne non ci sono, perché ho lubrificato io, allora la quantità di moto del sistema non cambia. Non cambia! Quindi la quantità di moto del sistema dopo l'urto, e dopo l'urto lo so scrivere, è banale, no? Dopo l'urto questi due sono legati assieme e si muovono come un corpo unico. Una scena molto erotica questa. Un corpo unico! Con una velocità comune, e la velocità comune io voglio sapere cos'è. Ma dopo l'urto, fenomeno complicato, stanno viaggiando assieme, con una massa comune, come se fosse un unico corpo che viaggia alla velocità finale, incognita. Per la massa, per la velocità, qualità di moto, nella direzione del moto, che è questa qua. Ma adesso, se il tavolo è lubrificato, non ci sono forze esterne, e quindi questa qua è assolutamente uguale a questa qua. Questa è l'ipotesi che il sistema è isolato. Scriverlo dopo è una puttanata, scriverlo prima è una puttanata, perché il corpo 2 era fermo, tutta la quantità di moto veniva dal corpo 1. Prima è stupido, è facile, è cazzata, dopo è cazzata, dov'è la fisica? E nel porli uguali, ed è questa l'eguaglianza che non è banale, è qua che c'è la domanda di teoria. E allora, se sono uguali, cosa che io posso fare isolando il sistema dal terzo corpo che è il tavolo, come? Lubrificando, in modo che le forze nella direzione X, l'attrito che agisce nella direzione X venga eliminato. A quel punto l'unico modo che la particella 1 ha di cambiare quantità di moto è travasarne alla 2, non di passarlo al tavolo. Non c'è un passaggio di quantità di moto al tavolo, c'è solo verso la particella 2. E quindi ho che questo dopo è uguale a quello prima. E quindi la mia matematica è una puttanata colossale dal punto di vista matematica, ma è profondissimo dal punto di vista di fisica. Questa è una formula del cazzo, ma il contenuto dov'è? È qua che sarà la domanda, ragazzi. La domanda sarà questa eguaglianza qua. È qua che c'è l'orale. E quindi uno conclude che la velocità finale è uguale a m1 fratto m1 più m2 u0. Perché l'ho scritta così?
la velocità finale è uguale alla velocità finale, è uguale alla velocità iniziale del corpo 1 moltiplicato per la frazione di massa del corpo 1. Ma non è proprio uguale alla velocità del centro di massa questo? Certo che lo è. Il centro di massa ha una quantità di moto. Cos'è il centro di massa? Qual è la quantità di moto del centro di massa? È la massa del sistema m1 più m2 moltiplicato per la velocità del centro di massa. Quello è la quantità di moto del sistema. E perché questo qui è esattamente il valore che ha questo punto qua, questo punto x, che velocità ha? Ha proprio m1 diviso m1 più m2. E lui continua, anche dopo che si sono sposati assieme, questo continua con i loro corpi che sono sposati assieme. Il centro di massa continua a muoversi, continua e non cambia mai la sua velocità. Perché non cambia la velocità del centro di massa? Perché la forza esterna è zero. Forza esterna è uguale a zero. Uguale a zero implica che la quantità di moto del sistema è uguale a una costante. Quindi questo oggetto, la quantità di moto del sistema, sta viaggiando, il centro di massa del sistema viaggia sempre alla stessa velocità. Non cambia, la velocità del centro di massa non cambia. Perché non cambia? Perché il sistema è isolato.